Scuola Romana del Fumetto di Pescara, classe 1976, vi presento il nostro ospite di oggi, Marco Fiorenza di Lanciano, un vignettista, disegnatore che ci accompagnerà insieme a Fabrizio Di Nicola in Arte Pluck fino alla fine della stagione tutti i venerdì. Buongiorno. Buongiorno Roberta. Marco, per te oggi un compito un po' difficile, questa intanto è la tua caricatura. Sì. Dovrai cimentarti con l'orsa Peppina e i suoi tre cuccioli, un caso okay. Che ha appassionato un po' l'Abruzzo, le cronache ne hanno parlato spesso. Sì, del nostro territorio, quindi ci rappresenta. Sì, è un caso che tra l'altro ha fatto molto discutere perché per sfamare i suoi tre cuccioli spesso si è avvicinata un po' ai paesi, ai pollai. Che approccio avrai con questo tema? È un approccio molto animalista, diciamo. Grazie, allora tra poco per vedere il tuo lavoro. Grazie. Noi andiamo avanti e ci occupiamo di viabilità, vediamo quali sono le strade aperte e quelle chiuse con il sostituto commissario Emanuele Scipioni dall'Aquila. Buongiorno a lei. Proprio a Filippo Palizzi. Eccoci qua, allora ha quasi finito il suo lavoro Marco Fiorenza, è il nostro ospite disegnatore di stamattina. Allora Marco, sì. L'orsa Peppina, raccontaci un po' questa vignetta. È venuto un po' in mente con le varie incursioni che fa lei nel nostro territorio, quindi mi è piaciuto così immortalarla in un momento un po' comico. Si è nascosta con i cuccioletti? Si è nascosta, sì, perché non vuole essere intervistata, mica peraltro. Perché c'è una troupe della RAI Sì, c'è una troupe della RAI pronta a intervistarla, quindi... E senti, perché l'orsa Peppina parla in dialetto lancianese? Ah sì, è perché prossimamente verrà a far visita anche a Lanciano, quindi impara i vari dialetti dei vari borghi. Ce lo leggi il suo? Sì. Shh, ti arriva a cacchiatura. Dice ai cuccioletti, state calmi, rassegnatevi. Sì. Marco, la gallina invece che scappa? La gallina invece la trae un po' in inganno, perché la fa sorprendere dai telecronisti, quindi è un po' diciamo il trade union, come diceva Sergio Leone, capito? Arriva sempre qualcuno che si intrufola nella scena. Senti, come possono contattarti i nostri telespettatori se volessero vedere i tuoi lavori? Tramite o il sito web marcofiorenza.weebly.com o tramite la pagina Facebook L'arte di Marco Fiorenza o su Instagram, o il nome un po' più complesso, sarebbe Marcos123Socram. Grazie per essere stato con noi, ci vediamo tra 2 settimane. Grazie a te Roberto. A